ufficiopostale.it. È l'Italia che cambia. Il primo derby stagionale tutto abruzzese va al Chieti, che batte l'Aquila per 1-0. Basta un gol di Cosimo Forgione nei primi minuti del match a regalare i primi tre punti stagionali ai neroverdi. Recrimina l'Aquila per episodi dubbi che avrebbero potuto cambiare l'inerzia della partita. Chianese, che ha l'imbarazzo della scelta, questa volta conferma Serra in porta, chiavi del centrocampo a Benigno. Gatto inizialmente si accomoda in panchina per far spazio all'under Salvatore. Nell'Aquila forfè di Banegas per un problema fisico. Epifani sceglie Sarrizzu per rimpiazzare l'argentino. Bella la cornice di pubblico, in un Angelini gremito si gioca davanti a quasi 3.000 spettatori con le due tifoserie degne di categoria superiore. Molto spezzettato l'avvio di gara e condizionato da qualche errore di troppo, su uno di questi il Chieti potrebbe approfittarne, ma Barlafante, altra novità di giornata, non trova l'impatto vincente. Il buon approccio dei neroverdi, in bianco per l'occasione, è premiato al decimo, angolo di D'Ancora, malinteso in aria tra i difensori rosso-blu, Forgione mette tutti d'accordo, ma con la mano mette in rete. Primo gol per lui in stagione. L'Aquila è formazione esperta e senza timore reverenziale prova subito a rispondere con bacio Terracino, che va alla stoccata centrale parata da Serra. Fase centrale della prima frazione che arride agli ospiti, che creano tanto ma sono sfortunati. Da azione d'angolo Cassese chiama al salvataggio la difesa, altra occasione per Brunetti, ma Serra con un colpo di reni salva il risultato. Vivaci le proteste col pallone che, secondo i giocatori dell'Aquila, avrebbe superato la linea bianca. Ancora l'Aquila a chiudere in avanti il primo tempo. Walì, tiro dall'alto coefficiente di difficoltà, Serra c'è e mette sopra la traversa. Corre ai ripari Chianesi ad inizio ripresa. Resta negli spogliatoi Spinelli al suo posto. Vesi al quinto a protestare, questa volta sono i locali. Contatto in area di rigore Lorenzoni Salvatore. Ad ampi gesti l'arbitro fa proseguire. Un minuto più tardi si ripropone la sfida a distanza Walì Serra, ad avere la meglio ancora una volta il portiere Teatino. Serra, che al 24esimo può solo veder sfilare il bodite di Angiulli, che termina di poco al lato. In affanno il Chieti, che subisce la voglia di rimonta dell'Aquila. Alessandro, da poco in campo, prova a dare un dispiacere alla sua ex squadra, ma il pallonetto risulta impreciso per questione di centimetri. Sono ancora i centimetri a dividere i rossoblu dal gol del pareggio. Angiulli, da calcio piazzato, centra in pieno l'incrocio dei pali. Le squadre si allungano, il gioco è spezzettato ed risentirne lo spettacolo. Nel finale solo tanta confusione, col Chieti che brinda il primo successo e cancella seppur parzialmente l'opaca prestazione di Ascoli. L'Aquila può recriminare per gli episodi sfavorevoli e per qualche occasione che poteva sfruttare meglio. Animi tesi al triplice fischio finale, post gara da cancellare. Urla e scene da far west all'interno degli spogliatoi quando tesserati delle due squadre sono entrati a contatto, per un finale che non c'entra nulla col calcio giocato e con lo spettacolo.